Consigliere Ausili, come si inserisce questa legge nella pianificazione e la programmazione turistica generale? Lo abbiamo sempre detto, è necessario tornare a insistere e a impegnare risorse e tutti i nostri sforzi a favore delle aree interne e di quanto di più straordinario questa regione ha, cioè quel patrimonio immenso fatto di borghi, colline e centri storici. Noi vogliamo quindi che il turismo, ma anche l'economia marchigiana del prossimo futuro, si concentri su questo patrimonio, perché è quanto di più straordinario abbiamo, è quanto di più ci contraddistingue rispetto ad altre località ed è quindi quello su cui dobbiamo puntare per ricevere l'attenzione di chi vuole venire a investire e di chi vuole venire appunto ad essere ospitato in questa nostra terra.